Ciao a tutti, buongiorno! Oggi vi vorrei far vedere come realizzare delle calzette per neonato con fari a doppia punta. Vi darò le indicazioni per tre taglie diverse, ma questo ve lo spiego a inizio tutorial. Adesso vi dico solo che vi serve un po' di lana, ma veramente pochissima, e appunto dei fari a doppia punta. Il 2,5 e il 3. Il 2,5 lo utilizziamo a inizio lavoro, il 3 poco dopo. Oppure potete fare un campione, avviate 26 maglie, le lavorate per 34 fari a maglia rasata, vi deve risultare un quadrato di 8 cm per 8. Quei ferri sono quelli che dovrete usare a inizio lavoro. Quando vi dirò che bisogna cambiare i ferri, io passerò al 3, voi passerete al numero successivo, che appunto deve essere di mezza misura più grande rispetto ai primi utilizzati. Spero di essermi spiegata, se avete dei dubbi chiedetemi pure. Iniziamo! Allora, iniziamo a lavorare con i nostri ferri a doppia punta di 2,5. Io vi darò le indicazioni per tre taglie, diciamo 1-3 mesi, 6-9 mesi, 12-18 mesi, che corrispondono rispettivamente a un piede di 10 cm, 11 cm e 12 cm. Quindi io realizzerò una calza per la taglia più piccola. Se voi avete bisogno di realizzare una taglia più grande, seguite le indicazioni che io scriverò qui a seconda della taglia che volete fare, ok? Quindi io adesso inizio avviando 44 maglie perché corrispondono alla taglia più piccola. Se voi invece volete fare una delle altre due, guardate qui quante maglie dovete avviare, e così per ogni passaggio che faremo. Ok, come avviare delle maglie con i ferri a doppia punta l'ho fatto vedere in questo video che vedete qua sopra, quindi se volete una spiegazione un po' più chiara e più lenta potete guardare quello, così io adesso vado un filo più rapida. Comunque avvio le mie maglie distribuendole su tre ferri, non importa che su ciascun ferro ci sia lo stesso identico numero di maglie, faccio un circa, quindi ne avvio un pochino qua. Poi, vedete, ho avviato un po' di maglie, poi prendo un altro ferro, passo sotto alla prima maglia, vado come per fare un dritto, ma creo una nuova maglia che tengo su questo ferro qua. Poi proseguo avviando delle altre maglie, due, sempre nello stesso modo che ho utilizzato prima, tre, 4, ne avvio un po', stessa cosa con il terzo ferro, mi inserisco nell'ultima maglia, vado ad avviarne una che tengo su questo ferro e avvio le ultime maglie che mi servono. Ok, queste sono tutte le mie maglie, primo, secondo e terzo ferro avviato. Adesso me le sistemo, giro i ferri così, in modo da andare ad avvicinare l'ultima maglia che ho avviato, che è questa ovviamente dove c'è il filo, alla primissima che avevo avviato. Quindi prendo il quarto ferro, lo vado a inserire nella prima maglia che avevo avviato, questa qua. Prendo il mio filo e la lavoro a dritto. Ovviamente c'è questo intreccio di ferri, ma voi non considerateli, noi stiamo lavorando adesso sul primissimo ferro e devo lavorare tutte le maglie a dritto. Quindi finisco il ferro in questo modo, lavorando le sue maglie a dritto, sto lavorando l'ultima, ok, quindi ho liberato il primo ferro, ho spostato tutte le maglie sul quarto. Ovviamente dobbiamo completare il giro lavorando anche tutte le altre maglie a dritto, quindi anche quelle del secondo ferro, quindi entro, passo sotto la prima maglia,
e lavoro dritto anche tutte queste maglie. Completiamo pure il ferro. Ok, ho appena lavorato l'ultima maglia, non mi resta che lavorare le maglie dell'ultimo ferro. Nello stesso modo. Completo tutto. Arrivo fino all'ultima maglia. Ok, adesso che abbiamo completato il nostro primo giro, siamo ritornati al primo, secondo, terzo ferro, sistemati così. Partiamo lavorando a coste 2 a 2, quindi alternando 2 maglie a dritto e 2 maglie a rovescio. E questo lo dobbiamo fare per 2 cm tutti. Quindi entro nella prima maglia, la lavoro a dritto anche la seconda. Poi 2 a rovescio, quindi porto il filo sopra il ferro, entro sul davanti, anche in quella dopo, e vado avanti alternando così per tutto il ferro, poi vi faccio vedere quando arrivo alla fine. Ok, ho finito con questo ferro, passo al secondo. Allora, io ho finito con 2 dritti e un rovescio perché avevo avviato un numero di maglie dispari, quindi 2 dritto e un rovescio. Non è un problema, io completo, prendo il filo sopra il ferro e vado a fare la seconda maglia a rovescio che mi serve di qua. Cioè, io devo continuare il mio disegno come se stessi lavorando su un unico ferro. Quindi adesso 2 dritti, poi faccio 2 rovesci e via così, e completo tutto il giro. Fatelo pure. Ok, ho finito il mio giro, posso ricominciare. Come lavoro le maglie? Le lavoro come si presentano, cioè praticamente esattamente come le ho lavorate prima. Avevo iniziato facendo 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, e faccio la stessa cosa adesso. Queste 2 maglie le avevo lavorate a dritto, vedete che le ho a dritto, e quindi le rilavoro così. Praticamente lavoriamo sempre nello stesso modo. Ripetiamo il giro lavorando sempre nello stesso modo, quindi parto con 2 dritti, alterno e via così. Andate avanti a lavorare fino a che non ottenete più o meno 2 cm. Ci vediamo dopo. Ok, questo è il nostro lavoro a coste di circa 2 cm. Adesso dobbiamo spostare il lavoro, lavorando appunto il prossimo giro, nei ferri numero 3. Quindi prendo il mio primo ferro a doppia punta numero 3 e comincio a lavorare. Si lavora sempre nello stesso modo e man mano sostituisco questi ferri con quelli più grandi. Però in questo giro che faremo tutto a dritto andiamo anche a distribuire 14 diminuzioni. Quindi per esempio lavoro la prima maglia a dritto, poi diminuisco le 2 successive lavorandole insieme, quindi le raccolgo tutte e 2 e le lavoro insieme. Poi lavoro a dritto la maglia successiva e diminuisco le altre 2 lavorandole insieme, cioè in pratica da 2 me ne rimane una. Quindi proseguite così per tutto il giro, abbiamo tutti 14 diminuzioni, vedete voi come distribuirle sulla base delle maglie totali che avete. E finiamo il giro. Ecco, vi faccio vedere che ho fatto l'ultima diminuzione, quindi ho liberato il mio primo ferro. Questo lo metto da parte, se no mi sbaglio, e proseguo prendendo il mio secondo ferro numero 3. Dopodiché
la lavorazione non cambia, quindi continuo a lavorare le varie maglie appunto con le mie diminuzioni. Lavoro anche gli altri due ferri. Ok, adesso abbiamo tutto il lavoro sui nostri ferri numero 3. Proseguiamo, riprendiamo la nostra maglia a coste, quindi ricominciamo alternando due dritti, due rovesci, eccetera, eccetera, fino a che il lavoro non misura 3 cm. Fate pure. Se come me avete un numero di maglie che vi fa terminare il giro con due dritti, non sbagliatevi, le prime due, quando ricominciate il giro, lavoratele sempre a dritto, cioè voi dovete sempre lavorare le maglie come si presentano. Se questo vuol dire che le prime due, le ultime due vengono lavorate allo stesso modo, pazienza, però mi raccomando, ecco, non sbagliatevi, guardate sempre com'è la maglia e lavoratela allo stesso modo. Quindi io le prime due, le ultime due le ho uguali, ma è lo stesso, spero di essermi spiegata, ecco. Ok, raggiunti 3 cm, lavoriamo tutto un giro a dritto e tutto un giro a rovescio. Non penso ci sia bisogno che vi faccia vedere più di tanto, perché abbiamo lavorato dritto a rovescio fino adesso, facciamo giusto 3 maglie, quindi tutto un giro a dritto, completate pure. Il giro successivo, come abbiamo detto, tutto a rovescio. Quindi filo sopra il ferro, e lavoriamo così, completate il giro. Ok, adesso lavoriamo per qualche ferro a maglia grana di riso. Quindi intanto facciamo un primo ferro alternando una maglia dritto e una maglia rovescio. Un dritto, un rovescio, dritto, andiamo avanti a così alternando per tutto il giro. Ok, terminato il giro dobbiamo iniziare uno nuovo. E come lo lavoriamo? Lavoriamo a rovescio le maglie a dritto e a dritto le maglie a rovescio. Quindi la nostra prima maglia è a dritto, perché il giro precedente lo avevamo iniziato a dritto, quindi lo andiamo a lavorare a rovescio. La maglia successiva, vedete, è a rovescio, ovviamente, e quindi la lavoriamo a dritto e andiamo avanti ad alternare così per tutto il giro. Rovescio, dritto. Al termine di questo giro, quello che inizieremo dopo avrà come prima maglia un rovescio, perché adesso la prima maglia che abbiamo lavorato l'abbiamo lavorata a rovescio, quindi la lavoreremo a dritto, poi rovescio, dritto, rovescio, e andiamo avanti ad alternare così fino a quando il lavoro non misura circa 4,5 cm. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, scusate questi rumori di sottofondo, ma abito in campagna e si sente. Allora, raggiunti 4,5 cm più o meno, facciamo un giro tutto a rovescio. Anche qua non ho molto da farvi vedere, lo sappiamo già fare. Completate tutto il giro a rovescio. Ok, quindi facciamo tutto un giro a dritto. Anche qua lo sappiamo già fare. Proseguiamo così. Completiamo il giro in questo modo. Ok, adesso dobbiamo andare avanti per un po' lavorando a maglia rasata, che vi ricordo, quando si lavora in tondo vuol dire fare tutti i ferri a dritto, fino a che non abbiamo raggiunto più o meno questi centimetri. Ok, quindi andate avanti a lavorare tutti i giri a dritto, otteniamo in questo modo la maglia rasata fino a che non raggiungiamo più o meno questa misura. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, allora abbiamo raggiunto i nostri centimetri, adesso facciamo un giro tutto a dritto e a seconda della taglia che state facendo distribuite questo numero di diminuzioni. Io per esempio sto facendo la taglia più piccola, quindi non ne ho. Se voi ne avete distribuitele, semplicemente lavorate due maglie insieme come abbiamo fatto prima. Quindi facciamo tutto questo giro.
Adesso proseguiamo a diminuire. Il giro successivo lavoriamo 4 maglie a dritto. 1, 2, 3. E poi facciamo una diminuzione. Quindi prendiamo su 2 maglie insieme e le lavoriamo a dritto. Proseguiamo, completiamo tutto il giro in questo modo. 4 dritti e una diminuzione. Il giro successivo lo lavoriamo tutto dritto senza fare diminuzioni, fate pure. Il giro successivo lavoriamo 3 maglie a dritto. 1, 2 e 2 maglie insieme, sempre a dritto, per fare una diminuzione. Completiamo tutto il giro così, 3 dritti e 2 maglie insieme. Il giro successivo tutto dritto senza diminuzioni. Giro successivo, 2 maglie a dritto, 1, 2 e 2 insieme. Facciamo tutto il giro in questo modo. Giro successivo, tutto a dritto, senza diminuzioni. Ok, ultimo giro, lavoriamo tutte le maglie insieme a dritto, fino a che non rimane una sola maglia che lavoriamo a dritto. Ok, tagliate il filo dal gomitolo, lo inserite, lo infilate in un ago e adesso dobbiamo andare a sfilare uno a uno i ferri facendo passare il filo attraverso le maglie. Quindi ho il filo qua, vado nel ferro successivo, inserisco l'ago sotto dentro alle maglie in questo modo, tiro l'ago in modo che passi il filo e sfilo il mio ferro. Ho rinfilato l'ago che non doveva uscire, passo nel ferro successivo, vado sotto le maglie così, tiro l'ago e cavo il ferro e lo faccio anche nelle ultime. Ora se io tiro il filo, chiudo completamente l'apertura. Adesso con questo filo che mi è rimasto do un paio di punti di cucitura giusto per fermare il tutto e la calzetta è terminata. La prima calzetta è terminata, ovviamente la seconda la si realizza nello stesso identico modo. Se volete fare il fiocchetto vi rimando a questo mio video nel quale do tutte le indicazioni, quindi non lo sto a far vedere adesso, trovate tutto lì. Vi consiglio solamente di usare un uncinetto invece che numero 3 come uso io in quel video lì, un 1,5, sconsiglierei un numero più grande. Come vedrete, per realizzare quel fiocchetto bisogna lavorare 4 righe con l'uncinetto, potete lavorarne solamente 3 così lo tenete un pochino più piccolo che forse è più adatto alla calzetta. Basta, credo di aver detto tutto, se avete dei dubbi per qualsiasi domanda lasciatemi un commento qua sotto. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo presto con altri lavori. Ciao!